Ciao a tutti! Vi sembrerà strano, ma anche oggi vi parlerò di una leggenda. Un italo-sudafricano. Beh, forse ci arrivate. Capelli lunghissimi, stiamo parlando degli anni 70. Fece un record del mondo clamoroso. Vi dice niente Marcello Fiasconaro? Marcello nasce nel 1949 a Città del Capo e tutta la sua gioventù la passa sui campi da rugby. Appassionatissimo degli Springbok, veramente voleva fare una carriera da giocatore di rugby. Successe che, per caso, l'allenatore di allora del rugby, intorno ai 16 anni, fece fare a tutti degli allenamenti differenziati facendo far loro del mezzo fondo. E vennero fuori delle doti incredibili di Marcello, che correva veramente come il vento. Correva così forte che intorno al 1970, quindi aveva 21 anni, venne invitato in Italia non tanto per fare una partita di rugby, ma per fare una gara di atletica nei 400. E la prima cosa che fece fu un tempo clamoroso nei 400 piani, molto vicino al record italiano. Beh, chi lo portò in Italia poi si affrettò anche a fargli fare il passaporto, il doppio passaporto. Quindi Marcello nasce sudafricano, ma poi diventa italiano perché il padre è italiano ed era emigrato. Beh, insomma, Marcello l'anno dopo, nel 71, vince i campionati italiani, ma soprattutto viene inserito nella squadra nazionale per partecipare agli europei. Marcello è una forza della natura, è un atleta straordinario, una capacità di corsa unica. Tenete conto che però non ha mai vinto tantissimo, anzi ha vinto solamente due medaglie agli europei, un argento e un bronzo, ma è stato un talento straordinario. Fatto sta che nel 73, in una gara ad invito Italia-Cecoslovacchia, fece a Milano un record del mondo stratosferico negli 800 piani. 1:43.7, tempo manuale. 1:43.7 fu un tempo veramente clamoroso. Tenete conto che durò 3 anni quel tempo, come record del mondo. Non valse, tra virgolette, nessuna medaglia clamorosa al nostro Marcello, ma lo proiettò nell'elite chiaramente degli atleti più forti del mondo. Dal 73 però al 75 la sua carriera fu poi costellata di infortuni. La storia ci racconta che dopo quel record fatto a Milano, clamoroso, tornò immediatamente in Sudafrica, festeggiò all'inverosimile per poi ritrovarsi il giorno dopo a dover fare una piccola partecipazione in una garetta e ritrovarsi immediatamente battuto con il record del mondo sulle spalle. Insomma, una roba devastante per qualunque tipo di atleta. Tanto per dirvi quanto è stato importante quel record. 1:43.7 è tutt'oggi il record italiano. Sono esattamente 47 anni che resiste. È uno dei record più longevi in assoluto. Questo per darvi la dimensione di quanto fosse enorme l'impresa fatta nel 1973 da Marcello. Dal 73 ad oggi, al 2012, perché l'ultimo record del mondo negli 800 è stato fatto nel 2012, sono solamente 4 gli atleti che si sono inseriti in questa lista dei recordman. Juan Toreña, cubano, poi ci fu John Sebastian Coe, l'inglese, leggenda incredibile, poi Kip Keter, un'altra leggenda della corsa, e in ultimo Rudisha, che ha portato il record a 1:40.9. Correre quel tempo con l'allenamento di un rugbista vuol dire che eravamo davanti probabilmente all'atleta più talentuoso di sempre, all'atleta quasi perfetto. Purtroppo però i suoi tendini lo hanno sempre tradito e tenete conto che si è ritirato molto molto presto, senza aver vinto assolutamente niente, ma rimanendo ancora oggi nel libro dei record importanti. Gli 800, il doppio giro della morte, veramente una gara stratosferica. Ciao a tutti, buona vita e mi raccomando, con lo sport si vince.